Ciao a tutti, ringraziando di cuore i tanti nuovi iscritti e gli amici sempre attivi del canale, approfitto per chiedervi scusa per le immagini del video, a volte fuori proprio contesto, ma l'argomento che sto per trattare è un tabù, non si trova materiale fotografico, né tantomeno film, e non sono nemmeno reperibili in rete notizie o fonti attendibili. Non è stato per niente facile. Ma mi è venuto però in aiuto un libro scritto in inglese di Laura Jo Landerkamp che vi linko in descrizione. Ma partiamo dall'inizio. Da quando Maurilio mi scrive: Fulvio, hai mai letto People? People? E chi è? Il giorno dopo in rete ho consultato la sinossi del libro e mi si è aperto un mondo. Detto fatto, l'ho comprato il giorno stesso su eBay e già adesso l'ho letto per metà. I People, ora capisco chi erano. People è una parola di cui non si conosce l'origine, ma di certo nella lingua del campo di concentramento era usata per indicare i ragazzi che i capoblocco sceglievano per soddisfare le loro fantasie sessuali. Erano bei ragazzini che dovevano essere sempre servizievoli con i loro capò e lasciare che sfogassero su di loro qualsiasi perversione. Schiavi del sesso, insomma, alla pari delle prostitute, se non peggio. Eppure il nazismo condannava gli omosessuali, addirittura li deportava a Sachsenhausen. Com'è possibile che accettasse le devianze dei capò? Beh, i nazisti disprezzavano i legami solidi, vedevano la propria donna solo come un mezzo per procreare, esclusa dal mondo maschile, che era ritenuto superiore dal momento che aveva attraversato le guerre mondiali. Il nudo maschile, sinonimo di forza e di virilità, era fin troppo propagandato e diffondeva una certa tolleranza tra le file naziste nei confronti dei capò che avessero scelto un ragazzino per placare i loro bisogni sessuali. Dovevano occuparsi della pulizia, del bucato, erano tenuti a piegare e tenere in ordine i vestiti del capò ed erano loro che preparavano la tavola per i pasti. Dovevano inoltre essere sempre disponibili in qualsiasi orario, pronti a soddisfare i desideri sessuali del capò, sia mediante stimolazione manuale o orale, sia attraverso rapporti sessuali veri e propri. Non ho parole, solo una stretta al cuore. Occorreva accettare qualsiasi proposta, dire sempre di sì al capò, se si voleva sopravvivere e avere ogni giorno di che sfamarsi. Era risaputo nel campo. Chiunque ce l'avesse fatta a rimanere vivo per le prime 3 settimane aveva la possibilità di sopravvivere per un anno. Leggendo il mio nuovo libro, scopro che perdere il posto di People e sentirsi sostituire da un altro ragazzino, magari più grazioso e in carne, era l'incubo degli adolescenti, che mai avrebbero voluto rinunciare ai loro privilegi. Fin quando erano i prescelti del capoblocco, non vestivano di stracci, non portavano divise logore a strisce, potevano fumare, indossavano begli abiti e i più abili e fortunati giravano per il campo di concentramento con delle comode scarpe di pelle al posto degli zoccoli di legno. A un People veniva spesso offerto in dotazione un pezzo di sapone, perché per il capò era importante che si lavasse e si presentasse da lui candido e pulito. Ma almeno così il ragazzo si garantiva una migliore igiene e di conseguenza evitava le malattie. I People avevano potere, sapevano di essere protetti dal loro capo e quindi si toglievano ogni sfizio e frustrazione, girando persino con un manganello nel campo. Come nel caso di un ragazzotto basso e grasso dalle guance rose, che a Birkenau aveva l'abitudine di schiaffeggiare uomini alti e grossi, ben sapendo che non potevano reagire per non scatenare la reazione del capo protettore che sicuramente sarebbe intervenuto. A volte questi acerbi schiavi sfogavano la loro rabbia e la loro umiliazione, mostrando il lato disumano e malvagio del loro essere. Capitava di reagire così soprattutto ai ragazzini che subivano la penetrazione. Ce l'avevano col mondo intero. E si ricorda il caso in cui un giovane, come ci racconta nel libro Laura Jo Landerkamp, era diventato sadico al punto tale da picchiare persino il suo genitore.
Aveva appena 13 anni, ma si sentì in potere di colpire suo padre, internato chiaramente, solo perché Noi aveva rifatto il letto a dovere. L'uomo, mortificato e umiliato, cominciò a singhiozzare per la vergogna, mentre suo figlio, sempre più indispettito, urlava: «Se non smetti di piangere all'istante, non ti farò più portare il pane, è chiaro?» E già, perché gran parte del potere di un people stava proprio nel pane. Ne aveva sempre in discrete quantità e soprattutto non doveva sottostare ai morsi della fame che dilaniavano invece i suoi coetanei, che arrivavano al punto di rubare il cibo ai cani o ai maiali e accontentarsi di erba e cortecce degli alberi. La fame nera! Ecco cosa spingeva un people ad accettare gli inviti espliciti del capo, anche i peggiori. Nel libro che sto leggendo, che non è altro che un romanzo di narrativa, intendiamoci, il protagonista Moni è continuamente afflitto dalla paura di non essere più gradito. Più volte il suo capo lo ha allontanato dal letto con un calcio, per via della sua magrezza, per poi riprenderlo sotto le sue ali protettive, folgorato da quegli occhi innocenti, incantato da quello sguardo angelico e accattivante che gli faceva ripetere con fierezza: «Nessun capoblocco ha un people come il mio. Che occhi!» Il sopravvissuto e amato testimone della Shoah, Shlomo Venezia, ricordava un people di 12 anni, intrappolato in una situazione senza scelta. Sapeva perfettamente di non avere alternative: occuparsi dei desideri malsani del suo capo oppure andare a morte certa al gas. Shlomo sottolineava così che l'istinto di sopravvivenza nei ragazzini prevaleva sempre, spingendoli a rassegnarsi alla loro condizione di schiavi sessuali. Il destino di un people era però abitualmente segnato: fin quando serviva, veniva abusato dal capo. Poi andava sostituito, magari con più adolescenti, due, tre, lasciando al proprio destino quello servizievole che era stato ai suoi ordini fino ad allora. Per i primi tempi veniva mandato a fare opera di giardinaggio, ma presto sarebbe finito nella camera a gas. Dire di no al capo, rifiutare categoricamente un avance, significava rischiare di finire immediatamente ai lavori forzati, i più faticosi. E questa minaccia tacita faceva sì che i ragazzini acconsentissero a qualsiasi perversione, senza mai opporre resistenza. Come si spiega la Landerkamp, molti adolescenti fortunatamente sono riusciti a sopravvivere, ma intervistarli è stato drammatico. Barricati in un silenzio mortificante, continuavano a ripetere che erano stati costretti, che non volevano fare la fame, che non potevano rinunciare ai loro privilegi, ma soprattutto che mai avrebbero fatto a meno di quell'abbondante razione di pane che veniva loro quotidianamente concessa e che garantiva la loro sopravvivenza. Alcuni sdrammatizzavano durante l'intervista sorridendo e dicendo: «Non sarei qui a rispondere alle sue domande se non avessi fatto il people, sarei morto!» Moltissimi adolescenti schiavi sessuali sono riusciti a sopravvivere. Molti non hanno mai più voluto sfiorare l'argomento. Quasi tutti si sono felicemente sposati e hanno avuto figli, ma la maggior parte di essi ha riferito di continue lotte interne per controllare la rabbia, l'aggressività o il panico. In tanti hanno urlato per anni in piena notte a causa degli incubi e in molti hanno riferito di aver avuto non poche difficoltà nel raggiungere l'intimità con le loro compagne. Altri hanno visitato il campo di concentramento in cui sono stati rinchiusi più volte nella vita, per poi tirare fuori la verità struggente del loro passato di schiavo sessuale, solo al decimo viaggio. Quasi tutti ce l'hanno fatta, nonostante le immani sofferenze che hanno patito, ma io sono felice all'idea che si siano ripresi la loro vita. Un carissimo saluto a tutti voi. Ciao!